La introduzione in forma obbligatoria dall'anno scolastico 2020-2021 dell'educazione civica con la legge 92 del 2019 ha già suscitato molti interrogativi e molte discussioni. Quest'anno si proseguirà, come sapete, con cittadinanza e Costituzione, ma è ormai diffusa la sensazione che sarà un anno di transizione verso qualche cosa di nuovo. Mancano ancora le linee guida definitive, ma dalla legge, dalle prime linee guida e dal parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si sa ormai molto. È utile, a nostro avviso, accogliere l'invito del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a usare quest'anno per riflettere sugli aspetti nuovi, per coinvolgere i genitori, per formare i docenti e per riflettere su quelle forme di valutazione, per esempio, o di coordinamento nuovi che sono collegati alla nuova normativa. Questo intende fare questa rubrica, cioè accompagnare la conoscenza e la riflessione che sarà poi completata all'uscita delle linee guida definitive. Che cosa cambia in realtà col cambiare della legge? Com'è possibile usare la flessibilità prevista dalla legge sull'autonomia per proseguire quella dimensione di ricerca trasversale legata alle varie educazioni e alle ricerche attive già nella nostra scuola? Come si possono organizzare le ore, chi le può e le deve fare? Il problema poi della valutazione in decimi e del docente responsabile delle forme di coordinamento previste. La rubrica e il webinar intendono affrontare in modo documentato questi interrogativi, ma soprattutto sottolineare che anche la nuova legge insiste su attività trasversali in cui tutti i docenti siano coinvolti. Fa riferimento alla legge sull'autonomia per uscire dal vincolo dello schema di un'ora, una materia, un voto e magari un libro di testo. E quindi si lascia spazio ad accorpamenti delle ore in determinati periodi dell'anno e permette anche alla ricerca attraverso le educazioni, che sono l'educazione alla Costituzione, sicuramente alla cittadinanza in primo luogo, ma l'educazione ambientale, l'educazione alla salute. Tutte le forme di ricerca e di educazioni sono state contate fino a 40 che abbiamo sviluppato nelle nostre scuole fino a questo momento. Allora, da un lato si proporranno moduli e forme di organizzazione delle ore. Ma dall'altra soprattutto esempi di ricerca-azione coerenti con la legge, di cittadinanza attiva, agita e senza dimenticare che è la cosa più importante, che il principale articolo della legge, che è l'articolo 5, dedica molto spazio alla cittadinanza, alla formazione di una cittadinanza digitale. E quindi alla necessità, ma anche all'urgenza di formare una cultura digitale nelle nostre scuole, che sia fatta di competenze digitali, costruite insieme ai ragazzi. Sulla rubrica troverete quindi le proposte che, verranno fatte a partire da gennaio su nuovi incontri che avranno appunto come tema quello della cittadinanza digitale. Grazie e buon lavoro.